i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici blu celesti, diario 1912, la calcio, l'eco day by day. Saluto che ovviamente rivolgo anche chi ci seguisse oggi per la prima volta, o comunque con continuità, ma senza essere tifoso blu celeste. Questo mi pare ovvio, facciamo cortesie per gli ospiti. Martedì 11 luglio 2023, data che comunque ha la sua importanza, mi pare evidente questa cosa. Giorno di calendario della serie B, meglio sono 20 calendari singoli che si incrociano nel grande tabellone, nel calendario generale della serie B. Oggi a Villa Olmo di Como sarà la volta appunto della seconda categoria nazionale, con la serie A che ha già dato durante la passata settimana. Lì era le prime ore del pomeriggio, mentre qui si andrà verso la fascia serale, intorno alle 23 circa sarà resa nota appunto la composizione delle 38 giornate, perché è giusto parlare di 38 giornate quest'anno per la prima volta parlando di serie B, perché non saranno 19 giornate speculari alle altre come sequenza di avversario che ogni compagine andrà a trovare, ma per la prima volta nella storia della serie B si avrà a che fare con il calendario asimmetrico, una novità introdotta dalla serie A pochi anni fa e che adesso va a sperimentare, o comunque introdurre, non è neanche una fase di sperimentazione ma una fase di introduzione vera e propria, anche la serie B, fase che vedrà protagonista l'Eco, ovviamente vedrà protagonista la X della regina, perché comunque come ben sapete l'Eco è stato ammesso alla prossima serie B e dopo parliamo anche dei ricorsi presentati proprio ieri, ma invece la regina non è stata ammessa per le manchevolezze a livello economico riscontrate dalla Covid. C'è un discorso particolare, si incrociano queste due cose. È una strada che tra l'altro non avevamo già tracciato in precedenza, ma non perché siamo chissà chi, ma perché comunque ci sono dei precedenti guardando alle stagioni di Serie A, ma anche molto recente, anche la stagione 22-23, ovvero la possibilità che l'Eco nemmeno vada a Padova, ma che giochi in trasferta le prime gare del campionato 23-24 e poi entri direttamente in casa al Rigamonti Ceppi. Questa era una possibilità che noi avevamo tenuto in piedi già in precedenza, ma con i ricorsi di cui abbiamo detto, di cui diremo a breve, sicuramente c'è la possibilità che si arrivi allo slittamento, ed è una possibilità assolutamente concreta, non direi scontata ma quasi, leggendo anche le parole del presidente federale Gravina dopo l'ultimo consiglio federale, per aspettare tutti i gradi di giudizio, quindi anche il consiglio di stato del 29 di agosto, sempre che poi tutte ricorrano fino al consiglio di stato, questo mi pare anche ovvio come ragionamento. Quindi poi lo slittamento dovrebbe essere deliberato dopo le sentenze del TAR del Lazio che sono in programma il 2 di agosto. Slittamento che evidentemente, così come è successo l'anno scorso alla Cremonese in Serie A, potrebbe portare l'Eco a giocare appunto in trasferta le prime gare, diciamo le prime due giornate, tanto per capirci, e poi con anche in mezzo la pausa nazionale che è prevista per il 10 di settembre, e anche la Serie B la rispetterà, si apre la concreta possibilità di poter sfruttare tutto questo tempo per lavorare per bene al Rigamonti Ceppi e poi debuttare in casa dopo il 17, il 16, il 17, il sabato del 9 settembre, quindi il 16, diciamo, senza oggi conoscere evidentemente eventuali anticipi, posticipi di Serie B. Quindi diciamo che ipoteticamente l'Eco terza, quarta giornata potrebbe giocare in casa al Rigamonti Ceppi senza appunto nemmeno andare a Padova, discorsi verso per la Coppa, perché come vi ho detto c'è incertezza, c'è la concreta possibilità che bisogni andare a giocare a Crotone con inversione di campo che è prevista dalle normative, si può richiedere, e quindi l'Eco dovrebbe anche sobbarcarsi una trasferta molto lunga, oppure l'alternativa è quella di trovarsi addirittura un terzo stadio, Monza, punto di domanda, non lo so, vedendo anche gli ultimi le ultime affermazioni del presidente Di Nuno verso Gagliani, che non sono quelle di Sport Italia, quelle erano per lo Tito, dico quelle che aveva rilasciato a noi e ad altri colleghi in comune a Lecco, non so quanto ci siano i margini, magari poi si andrà a Vercelli
Locatelli era una delle piste valutate. Ecco, non c'è certezza su questo, non c'è certezza, quindi non possiamo darvi una notizia concreta, certa. Ci sono delle possibilità in campo. Lecco che quindi aspetta, Lecco che oggi conosce la prima avversaria dopo 50 anni in Serie B, Lecco che oggi si preraduna, se uso questo termine improprio, perché o meglio oggi è la vigilia del preraduno, ecco questo è il termine giusto, domani ci sarà il preraduno dello staff che si ritroverà a Lecco, si metterà a tavolino e metterà giù i primi passi da fare tra giovedì, venerdì e sabato a Riga Monticelli, come vi ho detto a porte aperte, orari non li sappiamo, anche perché ripeto si fa fatica a reperire notizie interamente alla società, perché comunque è una fase in cui tutti sono presi a fare le proprie cose, chi sul mercato, chi organizzativamente, via dicendo, non c'è il responsabile della comunicazione e quindi diventa difficile avere un contatto proprio diretto e dedicato. Aspettiamo di conoscere evidentemente queste cose, aspettiamo di conoscerle veramente oggi, direi che bisogna entrare in possesso di queste informazioni, ma non diciamo tanto per noi ma quanto per la piazza, che ha voglia di rivedere Lecco in campo, ha voglia di tornare ad applaudire i protagonisti dell'ultima promozione, perché tanti li ritroverà a Riga Monticelli, dove il gruppo sarà abbastanza scarno, va da sé, però comunque ci saranno i Battistini, i Busi, i Tordini, magari ci saranno già le firme di qualcuno destinato a rimanere, Lepore e via dicendo. Questo discorso ve l'avevamo fatto già anche ieri, aspettiamo veramente di conoscere i momenti in cui si potrà vedere la nascita dell'Ecco 23-24. Sul fronte ricorsi, anzi chiudiamo così, Sekulov, ve ne abbiamo parlato ieri, stiamo cercando di avere conferma che dal suo entourage, fino a questo momento non abbiamo avuto fortuna, sapete che siamo sempre molto lineari e diretti e onesti con voi, e comunque vi ricordo che Sekulov è un nome che interessa molto, così come il compagno di squadra Compagnon, entrambi sono in uscita dalla Juve, non sono più nei canoni dell'Under 23, non sono prossimi all'inserimento nel gruppo della prima squadra, sono in uscita verso la Serie B, quindi Compagnon e Sekulov sono sul taccuino della Feralbi Salò, che deve sostituire Siligardi. Il Lecco invece, come ben sapete, come prima operazione dovrebbe riuscire a chiudere, speriamo, quella legata al ritorno di Federico Zuccon dall'Atalanta, che come vi abbiamo detto per primi ha Lecco in cima alla propria testa, comunque ha sempre aspettato le notizie da Lecco per capire se ci fosse una concreta possibilità di tornare, mettendo in stand by Cosenza e Ascoli, hanno fatto serie avance all'Atalanta per averlo. Chiuso questo discorso, appunto, i ricorsi Perugia, Foggia, Siena e Regina, depositati tutti e quattro, si sapeva di Perugia, Foggia e Regina, il Siena non parla da una vita perché la comunicazione da quelle parti non esiste, perché la società è in totale disfacimento, eppure non si pensava, ma è stato fatto anche questo ricorso al CONI. Allora parto da loro, il problema del Siena che mi interesserà relativamente è proprio di natura puramente economica, ci sono state le penalità che hanno portato allo slittamento dei playoff, non è stata depositata la fideiussione, quindi doppia bocciatura dalla Covisoc, bocciatura scontata al Consiglio Federale, si fa ricorso al CONI, grossissime possibilità, probabilità, anzi, che anche questo ricorso vada a vuoto, vedremo se poi il Siena avrà voglia di andare avanti fino al 29 di agosto con zero a oggi, a quanto dice la logica, possibilità di vincerlo, perché proprio manca l'architrave di tutto questo discorso, ovvero la copertura economica, documento fondamentale a garanzia che è la fideiussione. La Regina, la fideiussione l'ha messa, ha avuto i suoi problemi per quanto riguarda il piano di stralcio del debito con l'Agenzia delle Entrate, da oltre 700.000 euro, oltre 600.000 poi per incentivi all'esodo che non fanno parte del piano di ristrutturazione, che sono stati versati dopo la scadenza del 25 luglio, quindi veramente tanto tempo dopo, c'era tempo fino al 12, è un tema che per l'ordinamento giuridico è ok, perché c'era tempo fino al 12 appunto, è un tema che non è ok per l'ordinamento sportivo, ma tra l'altro poi quel piano non piace all'Agenzia delle Entrate, è un piano accordato dal Tribunale di Reggio Calabria, però fa discutere da tempo, quindi questa è una battaglia sicuramente difficile. La Regina diciamo che non è indirizzata verso l'accoglimento di questo ricorso, però poi vediamo cosa dirà il CONI e cosa dirà eventualmente il TAR, perché immagino che si andrebbe avanti con i ricorsi fatti quella volta invece dalla FIGIC. Perugia e Foggia, il Perugia vuole il posto dell'Ecco perché il Brescia è il primo nella graduatoria delle riammissioni, entrerebbe al posto della Regina, il Perugia è secondo, il Perugia fa la corsa sull'Ecco, è partito da tempo il Perugia con le proprie manovre temerarie, il Lecco non ha i titoli, la Regina non ha i titoli, poi solo concentrazione sulla causa blu celeste, diffida alla FIGIC, FIGIC che ha ammesso
adesso il Lecco, e quindi il Perugia ha preannunciato scontatissimo ricorso e va al CONI, sempre facendo leva, guardando quello che è poi il testo depositato e reso pubblico dallo stesso comitato olimpico, sulla sono riportati gli stralci appunto del comunicato rilasciato dalla FIGC già il 7 sera, e sempre come era stato preannunciato dal patron Santo Padre, si va a ragionare sul termine perentorio del 20 giugno 2023, quello che Gravina ha indicato come un termine mancato per circostanze burocratiche e non legate a colpe dell'Ecco. Non sono parole nostre, sono parole del presidente federale, quindi poi quello ci sarà sul tavolo del ogni 20 e 21 luglio. Sapete benissimo la nostra posizione, che deriva da anche cose precedenti, da consulti che abbiamo fatto con degli specialisti del settore, ovvero il Lecco fosse andato al CONI dopo prima bocciatura avrebbe verosimilmente vinto il suo ricorso, quindi oggi come oggi non mi sembra di poter dire che il Lecco sia a rischio. Però nel calcio può succedere di tutto, e ovviamente il Perugia chiede l'annullamento del comunicato ufficiale della FIGC 10A del 7 luglio 2023, ovviamente quello di venerdì che vi abbiamo mostrato ormai, vi abbiamo commentato ampie volte. Si allega, o meglio si adegua a questa battaglia anche il Foggia. Tra l'altro le due società hanno un punto in comune, ovvero i presidenti prossimi a lasciare le società. Dicevo, il Foggia che ha impugnato la medesima delibera di cui sopra. Secondo il Foggia c'è una delibera illegittima, erronea, infondata del Consiglio federale, che come sapete invece si è basato su quanto è emerso dalla Commissione Infrastrutture. Di conseguenza non è che si è inventato un passaggio particolare il Consiglio federale, si è basato su quanto detto dai tecnici dopo il ricorso avanzato dall'Ecco con De Lorenzis e Zinnari. Adesso non so di preciso dove cada l'accento, però avete ben capito, perché sicuramente avete seguito bene tutta la vicenda. Ecco, è un passaggio che comunque manca nel ricorso al Foggia, quello del cambiamento di parere da parte della commissione. Qui sono riportati solo i pareri del 29-30 giugno, riunione del 29 e delibera comunicazione del 30 giugno da parte della commissione, ma non c'è nessun tipo di passaggio, se non in fondo proprio nell'ultimissima riga, perché appunto anche il parere del 6 luglio viene impugnato. Per quanto riguarda la Regina, vi ho detto prima, questione puramente economica, è totalmente diversa. La Regina ricorre per i propri diritti, il Foggia fa anche un po' a cazzotti con le NOIF, che non prevedono il ripescaggio di una società dalla serie C alla serie B, diversamente appunto dalla riammissione che riporterebbe il Perugia in serie B, ma sarà una battaglia che andrà avanti ancora a lungo. Il Lecco invece il passaggio fondamentale l'ha vinto, ed era quello del 7, e come vi ho detto prima i ricorsi al CONI che avrebbe portato avanti la società blu celeste sarebbero credibilmente andati a segno proprio per il discorso legato al merito sportivo, e perché qui non si legge da nessuna parte, ma vi ricordo che prima della scadenza del 20 di giugno, il 23:59 del 20 di giugno, ormai celebri, il Lecco aveva presentato tutto, compresa una richiesta di proroga che era stata persa dalle leghe, e di conseguenza ci si è giocata anche parte del ricorso su quella, come ci si è giocata la ristrettezza nei tempi per presentare tutta la documentazione. Da Foggia continuano a parlare di questa comunicazione arrivata alle società inizio giugno per preparare tutti i documenti, anche quelli infrastrutturali relativi alla iscrizione da fare alla serie B. Ricordo sempre che Catanzaro ha impiegato 2 mesi e passa a trovare uno stadio cui farsi accogliere. Lecce, la Feralpisalò, non c'è andata tanto lontano, perché ci ha impiegato circa 1 mese e mezzo prima di avere il sì da Piacenza. E Lecco comunque sarebbero stati solo 20 giorni, quindi più o meno della metà del tempo rispetto a quello che è stato concesso alle 3-2 vincitrici dei campionati, perché evidentemente la Reggiana ha tutto a posto anche dal punto di vista infrastrutturale per giocarsi la serie B. Questi passi oggi appunto ci aggiorniamo con i calendari, domani ci ritroviamo qui, li commentiamo, li leggiamo insieme, vedremo quali saranno gli incroci più interessanti, il derby ma anche il ritorno della sfida col Modena, con la Reggiana che abbiamo trovato tante volte negli anni passati, i ritorni delle trasferte al sud e via via dicendo. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.